io purtroppo non sono abituato a prepararmi delle cose perché non c'è il tempo mai, però avendo studiato prima vivo di rendita. Allora, io ho preso un po' di appunti, quindi mi regolerò su questi. Mi sembra che le questioni che sono state affrontate in questo panel sono molto importanti anche in relazione all'interessante rapporto, e quindi io proverei un po' a sintetizzarle mettendole in una prospettiva che sia una prospettiva, come dire, di azione di policy, sia anche un po' di dibattito teorico, che è il dibattito teorico che sta interessando ormai da diversi anni gli economisti, i giuristi a livello mondiale, esattamente su che cosa dobbiamo intendere a proposito del consumatore. Partirei dalla questione della struttura del mercato, perché è molto importante l'osservazione che è stata fatta e che ovviamente interessa gli economisti. In questo c'è una differenza fra la prospettiva economica e quella giuridica. E per un economista, lo dico anche alla rappresentante dell'associazione dei consumatori, cioè per chi guarda al fenomeno dell'evoluzione, dell'innovazione, della concorrenza, la tutela del consumatore è un concetto residuale rispetto ad un approccio giuridico. Per chi ha un approccio economico, la tutela del consumatore storicamente è, diciamo, l'aspetto al limite strumentale ai fini della tutela della concorrenza del mercato, cioè l'empowerment cosiddetto del consumatore serve a quel fine. Quindi porsi il tema della struttura del mercato è fondamentale quando parliamo di consumatore. Perché? Perché nell'approccio originale delle liberalizzazioni, che è stato inaugurato dall'inizio degli anni 90 un po' in tutti i paesi OCSE, l'idea era proprio quella che la concorrenza aiutasse il consumatore a migliorare la sua libertà di scelta, e la libertà di scelta del consumatore a sua volta aiutasse a mantenere e migliorare la concorrenza. Quindi è abbastanza diversa la relazione che si ha fra una tutela del consumatore e mercati monopolistici o mercati caratterizzati da insuperabili asimmetrie informative. Penso a tutti i casi dei cosiddetti merit goods, cioè dei beni meritori, che si chiamano nella teoria economica beni meritori, con una traduzione sbagliata dall'inglese, ma invece i merit goods sono beni che si chiamano merit perché la loro valutazione va fatta nel merito dello scambio economico e della transazione. Un esempio tipico sono i farmaci, sono le cure sanitarie, sono anche certe prestazioni, diciamo, culturali e scolastiche, cioè beni e servizi caratterizzati dal fatto che il consumatore può apprezzarne soltanto gli esiti, ma non è in grado di accertarne la qualità dell'erogazione, perché hanno delle caratteristiche tecniche per cui la simmetria informativa, per esempio fra medico e paziente, resta insuperabile. Non c'è nulla che possiamo fare noi con qualunque altra associazione per avere la stessa conoscenza che ha il medico di noi stessi. Possiamo intervenire sulle procedure, possiamo valutare gli esiti di ciò che avviene, e tra l'altro in molti casi non siamo in grado di separare se l'esito è dovuto al fatto che il medico si è comportato bene o male, o se invece il medico si è comportato bene e l'esito era indipendente, e così via. Questo lo dico perché appunto la struttura del mercato è un elemento importante. Noi adesso abbiamo 20 anni ormai della nostra autorità per le garanzie delle comunicazioni, possiamo tracciare, lo stiamo facendo, dei bilanci, e sicuramente in tutte le industrie a rete è abbastanza documentato il fatto che, pur con le evoluzioni che ci sono state, gli effetti positivi per i consumatori dal punto di vista della liberalizzazione, innanzitutto sui prezzi, ma anche sulla qualità dei servizi per quel prezzo, sono degli indicatori ormai evidenti che mettono tra l'altro l'Italia tra i paesi più avanzati da questo punto di vista, sempre a livello dei paesi OCSE e a livello europeo. L'indicatore PMR, Product Market Regulation, dell'OCSE da tempo vede l'Italia ai massimi posti come capacità di liberalizzazione di questo mercato. Liberalizzazione significa qui soprattutto
riduzione delle barriere all'accesso e all'entrata, concorrenza, accesso, come dire, al mercato. Allo stesso tempo è stato citato, se lo incrociamo con degli indicatori medi di prezzo e con la parità di acquisto, diciamo così, degli ultimi 10-15 anni, si vede che il prezzo medio per prodotti di comunicazione elettronica è non soltanto continuamente in discesa nel corso del tempo, ma addirittura è continuamente in discesa rispetto alla parità del potere d'acquisto, quindi significa che è una riduzione dei prezzi che non tiene neanche conto degli effetti inflattivi, e questo è un effetto positivo per il consumatore, è un effetto che evidenzia il ruolo della concorrenza, è un effetto che ad un regolatore, però lo dico, non ci sono qui forse imprese presenti, deve anche far porre un'altra questione, cioè se c'è anche una concorrenza di tipo distruttivo o, come dire, poco razionale su questo mercato, perché questo poi è un mercato, e lo dico alle associazioni dei consumatori presenti, nel quale è giusto concentrarsi, come noi tutti facciamo, sulla che cosa mi viene offerto, se mi vengono offerti servizi aggiuntivi non richiesti, qual è il livello del prezzo, ma attenzione, e noi ci teniamo moltissimo, che questo è un mercato che ha dei tassi importantissimi di innovazione. Noi siamo tra i primi paesi che ha completato, era partito un po' in ritardo, ma che ha completato la copertura del 4G. E le risposte, questo è un caso molto interessante perché a livello empirico voi vedete che l'offerta qui ha generato la domanda. Molti consumatori mobili hanno continuato a offrire a prezzi esistenti servizi 4G, abituando i consumatori a 4G. Adesso, quando ciascuno di noi si trova in qualche zona dove c'è il 3G, si sente, diciamo, a disagio, perché non ha più, non può scaricare il video, non può andare sui social, non può fare tutta una serie di cose che però facevamo fino a qualche anno fa. Cioè c'è un continuo adattamento anche delle aspettative all'innovazione tecnologica, quindi è evidente che l'innovazione tecnologica è un elemento qualitativo di cui tenere conto, quindi quello che noi dobbiamo sempre guardare è la relazione fra prezzo e qualità. In questo momento noi siamo il paese tra i più bassi a livello internazionale e mondiale nella relazione fra il prezzo e la quantità, diciamo così, di traffico che associamo a quel prezzo. Questo peraltro crea, lo dirò anche dopo, delle tensioni, perché avendo un mercato così fortemente concorrenziale, io ritengo, per quanto ci siano pochi operatori e si parli di oligopolio, è comunque un mercato nel quale in certi contesti le imprese, ma questa è una mia condizione da utente, effettivamente sono troppo attratte dalla questione, come dire, del guadagnare un consumatore in più rispetto a mantenere la platea esistente e a fare una sfida a volte di trasparenza sul fatto che si possono chiedere prezzi superiori, purché sia chiaro il patto che si sta offrendo una qualità superiore. Purtroppo invece la concorrenza è una concorrenza nella quale l'elemento di prezzo diventa ancora fortemente dominante. E perché dico purtroppo? Perché poi, andando a vedere la redditività media del settore, c'è un problema anche dal punto di vista poi delle risorse per l'investimento. Ed è vero quello che diceva Stefano, che se invece andiamo anche negli Stati Uniti o da un'altra parte abbiamo un salto incredibile dal punto di vista dei prezzi. C'è però un tema che noi abbiamo osservato nelle dinamiche della concorrenza in questo mercato, per il quale effettivamente c'è un vincolo che molti di noi nel nostro rispettivo lavoro, sia di studiosi che di associazioni che di attività di core, non comprendiamo bene. Secondo me è una trappola che andrà ripensata, lo dico anche a Giovanni, cioè quando voi parlate con un amministratore delegato di una società delle telecomunicazioni o con i responsabili della regolazione, loro hanno questa tirannia del trimestre, per cui devono far vedere alla fine di ogni trimestre se la base clienti è aumentata o meno, perché saranno giudicati dagli investitori in borsa sulla base di questo elemento. Da qui derivano poi tutte quelle strategie che noi vediamo a valle, e cioè il win back,
retention, sconti se qualcuno vuole andare via, sconti per far tornare quelli che vengono, ma questi sconti non vengono estesi alla platea esistente. I 28 giorni, che sono un'invenzione geniale, perché per me è una scommessa sulla pigrizia, è una scommessa sull'ambiguità e sulla pigrizia, ma che permette e ha permesso, noi l'abbiamo misurato nel nostro osservatorio trimestrale, di dire finalmente l'Italia ha invertito la curva decrescente, perché a un certo punto si risaliva su. Naturalmente tutti gli investitori hanno detto, beh, insomma, allora in Italia adesso sta ripartendo il mercato, eccetera, eccetera, era semplicemente dovuto a questo meccanismo. Quindi voglio dire, ci sono i regolatori, ci sono le associazioni, ci sono i Corecom e così via, c'è una trappola di razionalità dovuta a questo rincorrersi, a questo meccanismo di pricing in questo settore, che è un elemento fortemente limitante degli utenti. Cioè noi abbiamo un giudice esterno per queste imprese che non guarda la qualità degli investimenti, non guarda le prospettive, diciamo, per esempio dei dati, del 5G, dei nuovi servizi che si possono realizzare, guarda il numero di clienti che hai per trimestre all'ARPU. Se per due trimestri di seguito stai perdendo clienti, cambia l'outlook, si riduce il valore delle azioni e questo crea un effetto negativo per le società. Questo è un tema, diciamo, che non è, come dire, risolvibile, ma è il vincolo esterno per il quale noi comprendiamo la ragione per la quale osserviamo queste strategie. Non è che gli operatori telefonici sono brutti e cattivi, sono in un contesto di vincolo dal quale secondo me si può uscire soltanto con un nuovo patto con i consumatori, fatto di trasparenza ma fatto anche di qualità. Ti chiedo un prezzo superiore perché sto investendo nella qualità del servizio, nell'assistenza del servizio, nell'investimento della copertura. Quindi spero che il 5G sia un'occasione anche per cambiare questo modo di rapportarsi al marketing e al consumatore. Dopodiché, guardando alle cose che abbiamo detto, io mi sono scritto qua un po' di appunti e io li organizzerei in questo modo. Io parlerei dei due paradigmi, cosa che è stata accennata, della tensione fra questi due paradigmi a proposito del consumatore e di dove siamo un po' adesso, perché adesso siamo in un contesto, diciamo, di grande rivoluzione anche per i regolatori a proposito del consumatore, e legandomi anche al tuo titolo che hai scelto, cioè al passaggio dalla comunicazione tradizionale ai social media e big data. Quali sono questi due paradigmi tradizionali? Io li chiamerei, come è stato detto, il paradigma dell'empowerment del consumatore e il paradigma, diciamo così, del paternalismo, come ha detto Colangelo, o del nudging, che in inglese significa appunto una spinta gentile a paternalistica. Allora, il paradigma dell'empowerment si basa sull'idea che, appunto, come dicevo prima, la concorrenza e la liberalizzazione funzionano se però anche la libertà di scelta del consumatore diventa uno strumento contro comportamenti non corretti delle imprese, per cui il consumatore sanziona l'operatore che si comporta male usando il mercato come meccanismo di disciplina o come meccanismo sanzionatorio. Una delle cose che mi colpiva del report che è stato presentato oggi è che c'è una domanda a un certo punto alla quale si è lasciato lì le slide, insomma, alla quale si chiede, voi avete avuto dei problemi, come avete reagito a questi problemi? Una grandissima parte degli utenti dice non ho fatto niente, e una piccola parte di quelli che fanno qualcosa dice ho cambiato operatore, cioè quella che gli economisti chiamano la sanzione dell'exit cost, cioè esco e vado da un altro e ti sanziono, non funziona, non è molto rilevante ed effettivamente non funziona. Allora, questo è un problema per chi ha disegnato la liberalizzazione dei mercati, perché per chi disegna la liberalizzazione l'assunzione di fondo è che il consumatore cosiddetto empowered, cioè col potere di scelta, agisce come meccanismo di disciplina: se ti comporti male ti sanziono. Se questa cosa non funziona, quindi se la gente si muove molto meno di quanto dovrebbe, abbiamo un problema nel disegno dei mercati, cioè abbiamo mercati liberalizzati ma abbiamo mercati nei quali un pezzo importante, la disciplina del consumatore che punisce, non funziona.
E questo è un problema, è il problema per cui abbiamo queste tutele. Quindi queste tutele, però, è importante questo, perché poi dirò una cosa, non devono soltanto servire a tutelare chi ha subito un torto, ma devono servire, questo è il paradigma dell'empowerment, a rigenerare un pezzettino che serve al mercato per funzionare, perché se questo meccanismo non c'è, il mercato non funziona. Ed è un paradosso, perché abbiamo detto che un mercato concorrenziale è molto liberalizzato, ma che alla fine, diciamo, potrebbe non funzionare da questo punto di vista. Perché è un problema questo? Perché se il consumatore cessa di essere uno strumento di disciplina e quindi di usare il mercato come strumento di disciplina per comportamenti opportunistici, significa che la trasparenza nei confronti del consumatore non è un elemento competitivo. Cioè, io concorro soltanto nel prezzo, ma non finisco per concorrere in un patto di trasparenza col consumatore e gli dico: se vieni con me, tratterò bene i tuoi dati, ti darò tutte queste informazioni, avrai un'assistenza di particolare rilievo. Se vedete le pubblicità, non trovate nessuna pubblicità che vi dice: al di là del prezzo che paghi, abbonati con me e qualunque problema avrai ti risolverò questo problema entro 6 ore, entro 12 ore, avrai l'assistenza gratuita, eccetera eccetera. Tutto quello che è a parte il prezzo non viene nominato e non è quindi un fattore di competitività. E se non è un fattore di competitività, questo è un problema per il funzionamento del mercato. Questo è l'altro elemento che viene dopo, e più che sfiducia l'elemento che ha citato Giovanni Calabrò, che citava l'ex presidente dell'energia Ranci, e cioè l'elemento dell'incertezza, cioè l'elemento di dire qual è il costo opportunità di scegliere un operatore alternativo se poi dopo mi trovo peggio. Però questo si mischia ad un altro elemento, e cioè l'elemento dei cosiddetti contratti di durata. Noi qui abbiamo questo grosso punto rispetto ad altri prodotti e servizi di altre industrie, cioè che sono contratti, a parte alcuni casi molto piccoli sul mobile, sono tipologie di contratti che si rinnovano automaticamente nel corso del tempo. Quindi, essendo contratti di durata, sono contratti rispetto ai quali viene anche meno quel momento finale della scadenza dove uno può scegliere cosa faccio o cosa non faccio. Quindi sono contratti nei quali l'abitudine, l'inerzia è molto più forte nei contratti di durata rispetto ad altre tipologie di contratto, dove tu puoi anche dire provo e poi torno indietro. Per cui c'è un elemento di, non tanto di sfiducia, ma di incertezza di quelli che possono essere i costi della, diciamo così, della transazione. Il che mi porta però al secondo paradigma, oltre quello dell'empowerment, che è quello paternalista o del nudging. Cioè, noi ci siamo accorti che mentre il paradigma dell'empowerment, quello che dice do più poteri al consumatore, si basa fondamentalmente sul concetto della trasparenza, cioè io dico, informo il consumatore in modo tale che lui possa usare questa informazione sul mercato in modo forte ed esercitando una scelta consapevole. Abbiamo visto da numerosi studi empirici che anche dare più trasparenza non risolve spesso il problema, per tante ragioni, una delle quali che purtroppo la trasparenza, lo dico anche ai giuristi presenti, per il professor Gambino, in moltissimi ambiti, pensate a quello bancario, la trasparenza per essere tale produce information overload, cioè quando voi fate un mutuo in una banca dovete firmare una cassa di documenti, per cui alla fine andate in automatico, ma tutti noi lo facciamo. E perché la costruzione del consenso informato e della trasparenza è tale che aumenta il costo di informazione. Quindi qui c'è un paradosso: più trasparenza, più costo per l'informazione che ho. Questo è un trade-off che i giuristi classici come Kelsen conoscono benissimo, cioè il trade-off tra precisione della norma e, come dire, generalizzazione della norma stessa e semplicità della norma. Quindi ci sono dei meccanismi di trasparenza che non hanno risolto il problema perché hanno generato una ambiguità informativa
che rispetto alla quale il consumatore in molti casi si sente inerte. E quindi in realtà il paradigma che negli ultimi anni ha trionfato e sta trionfando nella letteratura e nelle decisioni anche di policy, nei dibattiti di policy internazionale, è il passaggio dall'empowerment a un consumatore che ha una razionalità limitata. Attenzione, non soltanto una simmetria informativa, ma una incapacità di capire che cosa sia meglio per lui. Un consumatore che è pigro, che non ha voglia di informarsi, che non ha tempo di informarsi e che molto spesso cade, anche se ben informato, casca, diciamo così, nella costruzione dell'offerta. Se è un'offerta di opt-in oppure se è un'offerta di opt-out, è un consumatore molto sensibile ai default, cioè a come è costruita l'offerta, a come sono costruite le regole per uscire, è molto inerte, eccetera, eccetera. E questo ha posto un altro tema al regolatore. Allora, il regolatore che cosa deve fare? Deve insistere sull'informazione e sulla trasparenza o deve andare a regolare e quindi anche sugli stimoli dell'antitrust, costruire una regolazione in cui si dice, per esempio, si insiste moltissimo sull'opt-in piuttosto che l'opt-out, cioè devi avere il consenso per ogni cambiamento che fai, in modo tale che in quel modo permetti al consumatore di esercitare una scelta e lo spingi verso ciò che è più efficiente per lui. Questa pratica, che si chiama la pratica, diciamo, di nudging, è quella più recente del cosiddetto paternalismo liberale, che dice noi dovremmo in realtà cercare di studiare delle regole che permettono al consumatore di esercitare una scelta, quindi una libertà, ma all'interno di un quadro di diciamo disegno di regole e contrattuali e regolatorie, per cui alla fine lo spingiamo, questo consumatore, a fare ciò che è nel suo interesse, ciò che è più interessante per lui. Questa cosa, che sembra facile detta così, quando poi la andiamo a tradurre nella realtà non è facilissima, perché si scontra con diverse questioni, a volte anche controintuitive. Noi potremmo avere tutta una regolamentazione fatta tutta di opt-in, ma qui invece torna il tema che hai detto tu prima, ma noi abbiamo dei consumatori che hanno molta sfiducia, cioè i consumatori non valutano con lo stesso peso un'esperienza negativa con un'esperienza positiva, e questo forse ce lo puoi confermare anche con lo studio. L'esperienza negativa conta tantissimo, perché siamo avversi al rischio. Quindi, quando ci arriva un messaggio che ci dice guarda, io ho visto il tuo profilo di consumo e ti conviene per il tuo bene, stai spendendo troppo, passa all'altro profilo, se il messaggio è guarda, ti ho già passato l'altro profilo perché tu pagavi, le persone, la reazione che hanno la maggior parte dei casi è dove sta la fregatura, cioè c'è già un'avversione al rischio tale per cui a volte l'opt-in non è detto che sia uno strumento effettivamente che mette il consumatore nella migliore condizione, perché essendo il consumatore avverso al rischio non si sposterà. E questo è un grosso problema per gli operatori telefonici che volessero sperimentare servizi innovativi, perché si realizza un paradosso: a volte questi operatori, per far sperimentare gli utenti servizi innovativi, li spostano subito a gratis nel servizio nuovo, facendogli fare esperienza e poi dicendogli beh, adesso che te l'ho offerto gratuitamente, hai fatto esperienza, ti dico qual è il prezzo aggiuntivo che devi pagare, solo che il consumatore si è già abituato ad avere quel servizio senza pagare un sovrapprezzo e quindi anche pagare l'euro in più lo vive come un esproprio. Quindi noi siamo arrivati in un brutto momento dal punto di vista, diciamo così, della fiducia del mercato, e allora dobbiamo renderci conto che quando studiamo delle regole dobbiamo pensare alla tutela del consumatore, ma dobbiamo pensare anche all'innovazione, e quindi a volte scelte di opt-in, opt-out vanno viste caso per caso, secondo me, perché qualunque regola di carattere generale in alcuni casi può generare degli effetti controproducenti. Cito il caso dei 28 giorni. Allora, il caso dei 28 giorni, come dire, per me è stato fin dall'inizio un elemento di scommessa sulla pigrizia.
L'autorità, devo dire, su quello si è attivata non in modo istantaneo, per il semplice fatto che noi avevamo visto che questa attività era stata sperimentata soltanto da un operatore sul mobile, e comunque sul mobile noi abbiamo sempre detto che, visto come si sviluppano le SIM, diciamo, l'idea che ci possano essere dei contratti a settimana era un qualche cosa che poteva avere un senso. Quando abbiamo visto che è diventato un elemento di mercato, beh, lì, a mio avviso, a secondo di come si costruisce questo gioco, ci possono essere anche elementi di tipo collusivo, oppure semplicemente di equilibrio collusivo ma non di cartello, semplicemente perché tutti capiscono che è perfettamente razionale per tutti gli altri spostarsi su questo meccanismo. E quindi da questo punto di vista, diciamo così, era efficiente farlo. Noi siamo intervenuti sulla questione di 28 giorni, salutiamo il Presidente dell'autorità. Noi siamo siamo intervenuti sulla questione dei 28 giorni sulla base di quelli che erano in qualche modo i nostri poteri, e questo effettivamente l'abbiamo in qualche modo vissuto come un meccanismo di assenza di trasparenza sul mercato. Dopodiché, diciamo, le autorità possono sempre intervenire, l'autorità antitrust su singoli casi, l'autorità di garanzia delle comunicazioni facendo una regolazione di carattere generale. Però si pongono alcune questioni, io le cito semplicemente e poi concludo, di prospettiva. Cioè, come sono partito dall'idea che noi siamo partiti da un'idea di tutela del consumatore semplice, poi da un'idea di empowerment del consumatore, dare potere al consumatore. Adesso siamo in un contesto nel quale ci rendiamo conto che il consumatore ha dei limiti proprio di razionalità e quindi va aiutato. Però non dobbiamo esagerare ad aiutare questo consumatore, perché dobbiamo sempre in qualche misura stimolarne l'autonomia. Infatti lo dico alla rappresentante dei consumatori, uno dei problemi che gli economisti hanno rispetto ad un concetto di tutela estrema del consumatore e che a volte uno shock, ci sono alcuni studi empirici su un'esperienza negativa, ti insegna molto di più che una regolazione trasparenza, nel senso che quando tu prendi una fregatura, è come dire, sulle volte successive aumenti il livello di controllo. Quindi, diciamo, dobbiamo anche stare attenti a che tipo di obiettivi abbiamo. Però c'è un problema che sinceramente si pone, io non ho questo, ne lo lascio aperto per la discussione, il problema che si pone oggi un po' in questa letteratura, nell'evoluzione dei dibattiti anche regolatori, è che cosa ne è del consumatore rappresentativo. Perché tutte le volte che noi parliamo di consumatore abbiamo in mente una figura media, rappresentativa del consumatore, che ha certe capacità, ma in realtà purtroppo quello che noi vediamo nei mercati è che questo consumatore rappresentativo non esiste più. I consumatori sono segmentati, e questo dall'analisi viene in modo molto evidente dal rapporto che avete presentato. Ci sono consumatori capaci di approfittare delle offerte di mercato, di cambiare operatore, di avere questi guadagni, e consumatori del tutto inerti. Questo è un tema che, come ha detto Colangelo prima, diventa sempre più rilevante man mano che ci spostiamo dai servizi di comunicazione tradizionale verso il dato, perché il dato è una forma di discriminazione di prezzo e di, diciamo così, caratterizzazione e individualizzazione del servizio al singolo consumatore molto più forte di quelle che abbiamo conosciuto fin qui. E quindi allora, che cosa ne è del consumatore rappresentativo e delle nostre policy rivolte al consumatore rappresentativo in un mondo nel quale ormai i consumatori sono, non dico perfettamente perché ha un significato particolare, ma insomma sono significativamente discriminati, differenziati, hanno offerte personalizzate, non riescono più a fare come quando noi andiamo in un supermercato a capire quali sono i prodotti concorrenti, ma soprattutto quali sono le offerte fatte agli altri, a quelli che come te coprono quel bene. Allora, questo che cosa significa? Come si può risolvere questo tema? Secondo me, bravo, e sto arrivando là, questo è un tema che cambia il ruolo delle associazioni dei consumatori, che devono diventare sempre di più delle sorte di intermediari della domanda
E in prospettiva, quando arriviamo al discorso dei big data e così via, anche essere dei soggetti che negoziano per conto dei singoli consumatori, che danno una delega però in questo senso, dei servizi standardizzati e che possono osservare per conto di molti quali sono le caratteristiche dei servizi. Quindi secondo me, e concludo, ci siamo spostati da una visione ottimistica di questo consumatore che aveva la capacità e la razionalità, avendo le informazioni, di disciplinare il mercato attraverso la sua libera scelta, ad un mondo nel quale invece il consumatore non soltanto ha una simmetria informativa rispetto al servizio, ma non riesce più ad avere elementi oggettivi di mercato, cioè prezzi di equilibrio, qualità di equilibrio e così via, perché moltissime offerte sono di tipo personalizzato. Questa discriminazione di prezzo ha elementi di efficienza, ma anche elementi di segmentazione del mercato stesso, e quindi inevitabilmente trasferisce maggiori costi ai consumatori che sono più inerti. Quindi c'è un ruolo diverso delle associazioni dei consumatori, secondo me, che non è la classica singola tutela, rivendicazione e così via, ma è essere un soggetto intermediario sul mercato in un contesto nel quale l'informazione è sempre più complessa. E quindi, diciamo, io concluderei in questo senso, nel senso che poi anche per il Coreco deve cambiare un po' questo ruolo, perché, cioè, diciamo, in senso evolutivo c'è la singola controversia e ovviamente, come ha spiegato Cotugno, ma credo lo dirà anche il Presidente, diciamo, noi vogliamo aumentare le offerte e le tutele per gli utenti, non certo ridurle. Personalmente io sono anche favorevole, se questo riduce i costi e aumenta la qualità per gli utenti, a sperimentare forme di chatbot nell'assistenza di imprese a utenti, ma perché questo permette anche poi ad un regolatore di avere una reportistica dettagliata di che cosa è stato fatto, come, quando, eccetera, e quindi di poter intervenire in modo, diciamo, più efficace. Però sta cambiando pelle, cioè nel futuro la tutela non è più sul singolo servizio, sul singolo consumatore, ma è una tutela molto più come dire, complessa, il che pone anche un tema di complessità della controversia. E quindi concludo, visto che c'è il presidente Cardani, che è professore di economia, dicendo questa cosa che ho scoperto per caso, quindi non me ne faccio un vanto, ma qualche giorno fa, perché mi è capitato un libro che non ho letto, che però stava da tantissimo tempo nella mia libreria, che non è quello tuo, che pure ho trovato, ma un libro di John Stuart Mill, Principle of Political Economy, che io però non ho, confesso di non aver letto, ho letto altre cose, il saggio sulla libertà, eccetera. Cioè, ho aperto una pagina a caso, e questa pagina a caso diceva, una paginetta e mezza, diceva Custom and Competition. Vediamo che cosa. Custom, che non sono le dogane, ma custom intese come abitudini. Infatti il consumatore è anche customer, cioè nella lingua inglese viene anche definito come l'abitudinario, insomma quello che ha un certo comportamento. E diceva una cosa che oggi è banale, me la diceva nel 1845, cioè attenzione che c'è la concorrenza, ma c'è anche il custom, c'è anche l'abitudine. Se queste due cose non si parlano, la concorrenza da sola non aiuta. Dobbiamo intervenire sulle abitudini, come dire, dei consumatori, sui loro comportamenti, se vogliamo migliorare la concorrenza, così come dobbiamo attivarci sul livello di concorrenza se vogliamo cambiare le abitudini dei consumatori. Se queste due cose non si parlano, diciamo, non avremo gli esiti ottimali. Ecco, noi dopo tanti anni in cui ci siamo dimenticati della parte custom, nel senso che l'abbiamo intesa solo come consumatore, ma non come aspetto comportamentale, quindi anche di limiti, di razionalità, di inerzia e così via, oggi siamo arrivati a questa vecchia conclusione di qualche secolo fa. Dobbiamo mettere insieme strumenti di concorrenza sul mercato, ma anche agire su quelli che sono gli aspetti comportamentali del consumatore, tanto più in una società che diventa ancora più complessa, con il livello granulare di discriminazione e di differenziazione dei consumatori che riguarda appunto la società dei big data. Quindi per il futuro i ruoli che dovranno essere occupati dal regolatore nazionale e da quello locale dovranno sempre di più andare in questa direzione.
ti fai tornare indietro di 83, quanti anni sono? Perché appena assunto in Honeywell per fare la stampante, andammo in America a fare un giro e il teacher scrisse massa, poi customer e persona. Disse, vedete, siamo nell'83-84, lui per carità era forse più ottimista, disse entro il 2000 cancellò massa, cancellò customer, che già è una categoria più, diciamo, aggregata, c'è la persona, la personalizzazione, quindi, diciamo, aveva visto giusto. Vabbè, io ringrazio il professor Nicita.